Katia Bastioli è una delle donne imprenditrici più interessanti d'Italia e la conosciamo già. Grazie di essere tornata con noi. Grazie Katia. La mia parola è Blue Economy, il titolo di un libro importante di Gunther Pauli che affronta il problema della crisi economica, ambientale e finanziaria con l'idea di ripartire dal territorio guardando ai grandi problemi, ai grandi problemi del territorio e trovando soluzioni locali mettendo a sistema le competenze scientifiche, tecniche e la biodiversità locale per un rilancio territoriale con le radici nel territorio e la testa nel mondo. Questo tipo di sfida che implica un prendere coscienza delle proprie possibilità sui propri territori crea un sistema diffuso e degli anticorpi per affrontare le sfide e i dirigismi che il pianeta vede continuamente nascere. Allora, in questo libro Gunther Pauli parla di 100 casi su come si può risolvere la crisi guardando ai problemi locali e tra questi c'è un caso, il caso italiano, che Novamont ha contribuito a creare ed è il caso di reindustrializzazione di siti deindustrializzati che rischiano di essere completamente persi nella struttura economica del paese, incrociando lo sviluppo delle bioplastiche e lo sviluppo della filiera del rifiuto organico. Due mondi completamente diversi che in un'economia di sistema olistico invece si incrociano. Cosa è successo in questo caso? Abbiamo dei siti deindustrializzati che si stanno reindustrializzando e dall'altra parte le bioplastiche stanno cercando di intercettare problemi della qualità del rifiuto organico da un lato e problemi dell'inquinamento marino, quindi bioplastiche a servizio di problemi ambientali forti. E dal punto di vista del rifiuto organico dobbiamo tirar fuori e sottolineare che una legge italiana particolarmente positiva del 2006 ha permesso in 6 anni all'Italia di passare da 2,6 milioni di tonnellate di rifiuto organico a 5 milioni di tonnellate, creando dei casi italiani straordinari di economia di sistema territoriale sul rifiuto organico, creando qualità del compost che oggi viene riutilizzato in agricoltura. Una grande opportunità per il paese che potrebbe permettere all'Italia, prendendo i casi buoni dell'Italia stessa, di moltiplicarli per tutto il paese e di risolvere in modo completo il problema del rifiuto organico in Italia. Questo significa poter utilizzare per esempio fondi strutturali che non riusciamo a spendere per invece creare un network di nuovi impianti di qualità elevata che ci permettano di riutilizzare il compost per l'antidesertificazione dei suoli, per il biometano o per altre sostanze ad alto valore aggiunto che l'innovazione tecnica può dare. Ma le bioplastiche cosa hanno creato nel paese? Hanno creato 1 miliardo di euro di investimenti nel paese, abbiamo 6 siti deindustrializzati che si stanno reindustrializzando. Abbiamo reintegrato persone che erano uscite gli scarti di questa economia, che abbiamo reintegrato e che ci permettono invece di avere competenze forti sul territorio, quindi da scarti ad opportunità importanti anche per noi, giovani. Lo slogan continuo dei giovani che sono fuori e vanno fuori, ecco, noi abbiamo da 20 anni un sistema che ci permette di formare giovani che sono la parte importante del nostro sviluppo. Abbiamo 1600 persone che sono dentro la filiera e possiamo crearne molte di più. Abbiamo reinvestito tutti i nostri profitti. È un sistema Italia che ha creato un network importante, abbiamo creato i tronchi da cui possono partire i rami. Ora la velocità con cui possiamo lavorare per fare in modo che questo che abbiamo costruito possa diventare una sfida per un paese importante dipende dalla strategia che l'Italia si vuole dare. Si può andare in 2 direzioni, o continuare come stiamo facendo adesso, cioè andando su modelli ormai consunti, che vanno bene per l'Asia, che vanno bene ma che stanno distruggendo il pianeta, oppure imboccare una via completamente innovativa che guardi alla sostenibilità del sistema, che mette insieme casi studio importanti intorno a quei tronchi, costruire quindi i rami e su questo discorso poter inserire rispetto, consapevolezza, qualità dello sviluppo e credibilità tra gli interlocutori, che è la vera sfida, e parlarsi e non avere dei muri intorno. Quindi è possibile farlo, abbiamo una grande opportunità, spetta alla strategia italiana decidere.